Ben ritrovati con la prima edizione della rassegna stampa di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Il governo dà l'ok alla Lombardia, coprifuoco in regione, dalle 23 stop attività e spostamenti, centri commerciali chiusi nel weekend. I sindaci Capigruppo e Fontana all'unanimità hanno condiviso la proposta di fermare tutte le attività e gli spostamenti notturni a partire da giovedì 22 ottobre. La risposta di Speranza è stata che sono d'accordo, lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore. La decisione, dopo i dati del CTS Lombardo, che sono previsti al 31 ottobre 4.000 ricoverati e 600 in terapia intensiva. Il governatore dice ospedale in fiere a Milano attivo entro pochi giorni. Coronavirus 9.338 nuovi casi con 98.862 test, questi dati di ieri, ricoveri più 545 e altri 47 in terapia intensiva, record rapporto contagi tamponi quasi 1 a 10, positivi il 9,4 tamponi ogni 100, lo scorso lunedì erano 5,4. Rapporto contagiati tamponi quasi raddoppiati in 7 giorni. La regione con il maggior incremento assoluto è la Lombardia con 1.687 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 1.593. Altre 3 aree fanno segnare aumenti oltre i 900, come Toscana, Lazio e Piemonte. I morti sono 73. In 7 giorni più 2.855 posti letto occupati nei reparti Covid e più 345 in terapia intensiva. Coronavirus Inghilterra oltre 18.000 contagi, in Francia 13.000. Brigitte Macron in isolamento. In Belgio dicono abbiamo perso il controllo. Il ministro della salute belga dice siamo la regione più colpita in tutta Europa. Più di 4.000 positivi in Germania, scuole chiuse in Romania. Gli USA hanno registrato 69.000 positivi, il numero più alto dallo scorso 29 luglio. Cala la curva in Brasile. La moglie del presidente francese, asintomatica e in isolamento, dopo essere entrata in contatto con un positivo. Bari, il sindaco De Caro chiude le prime 15 vie e piazze della Movida dopo il chiarimento con il governo sul DPCM. Sono state individuate 3 aree in altrettanti quartieri della città, nel centro storico e nel quartiere Poggiofranco e anche nella zona della Movida nel rione Madonnella, il cosiddetto Umbertino. Telefonata chiarificatrice tra il presidente dell'ANCI, Conte e Lamorgese prima del via libera. Taglio dei parlamentari, Mattarella ha firmato e promulgato la legge di riforma costituzionale. Presidente Sergio Mattarella ha firmato la legge costituzionale che prevede la riduzione dei parlamentari e che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Lo si è appreso al Quirinale. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, quasi 1.600 nuovi casi di positività in Campania. E sono 1.593 nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore e quanto emerge dal bollettino di lunedì 19 ottobre diffuso dall'unità di crisi regionale. 12.695 i nuovi tamponi analizzati. Coronavirus, la nuova ordinanza del presidente De Luca, gli orari previsti per le attività, sono i contenuti appunto in questa ordinanza, che è la numero 81, che è stata appena pubblicata, nella quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020. E sono confermate appunto le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alle ordinanze regionali numero 78 del 14 ottobre e numero 79 del 15 ottobre 2020.
scende dall'auto e si lancia nel vuoto dal ponte dei suicidi, muore un 71enne, tragedia sul ponte San Rocco a Capodimonte, un 71enne è sceso dall'auto e si è lanciato nel vuoto nel pomeriggio, subito è scattato l'allarme dato dai passanti, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le difficili operazioni di recupero, l'uomo non dava segnali di vita ed è stato subito chiaro che si trattava del recupero del corpo ormai senza vita dell'uomo recuperato intorno alle ore 19. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Giro d'Italia, il giorno della Udine San Daniela, la 16ª tappa offre un vero e proprio compendio del Friuli con tante località toccate per la prima volta. Dopo le grandi emozioni della Rivolto Piancavallo di domenica, già entrata di diritto negli annali della Corsa Rosa, grazie alla prima partenza da una base militare, l'aeroporto di Rivolto, appunto, casa delle frecce tricolore, insomma, ieri è stata la tanta attesa per il tratto Udine-San Daniele, una tappa che questa è la 16ª del Giro d'Italia 2020, che vedrà i ciclisti affrontare nei suoi 229 chilometri un vero e proprio compendio del Friuli tra Valli del Torre e del Cornappo, passando per Cividale, Tarcento, Buia e il circuito di Ragogna e San Daniele. Coronavirus, 90 nuovi casi e 3 decessi in Friuli Venezia Giulia, si tratta di una 93enne di Pulfero, di un 77enne di Monfalcone e di una 84enne di Valvasone Arzene. Insomma, sono stati rilevati ieri 90 nuovi contagi a fronte di 1.281 tamponi eseguiti con 3 decessi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Come dicevamo, si tratta appunto di una 93enne, un 77enne, una 93enne di Pulfero, un 77enne di Monfalcone, di una 84enne di Valvasone Arzene. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Modifiche alla viabilità a Udine. 2 cantieri in programma nel capoluogo friulano da mercoledì 21 e già giovedì 22 ottobre. Appunto, come dicevamo, dalle ore 8 alle 10 in via della prefettura saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo su ambi i lati della carreggiata per lavori in prossimità del civico 4 e il divieto di transito. I veicoli verranno fatti proseguire lungo via Mannin, mentre i frontisti avranno accesso anche da via Lovaria. Sarà istituito il doppio senso di circolazione solo per i residenti e i frontisti nei tratti interessati dalla chiusura. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.